Cari amici di Visione TV, benvenuti a un nostro nuovo approfondimento in collegamento con noi dagli Stati Uniti d'America, Umberto Pascali. Ciao Umberto. Ciao Francesco, saluti a tutti. Ecco, sono giornate intense lì negli States perché abbiamo saputo oggi che il presidente Donald Trump è stato ufficialmente incriminato per avere presuntivamente pagato una pornostar. Che clima si respira lì in America? Ma qui finalmente sembra che la gente esca fuori dall'atmosfera di intimidazione. Adesso vediamo come procede perché questo è successo praticamente da poche ore, però già si vede una reazione al punto tale che i repubblicani anti-Trump hanno cominciato a cambiare registro proprio molto, molto apertamente e la Camera con McCarthy, con il presidente della Camera McCarthy, che come sappiamo la Camera è adesso, dopo le ultime elezioni, vicina a Trump, è fuori, abbastanza fuori controllo da parte del gruppo Bush, i repubblicani hanno vinto, e questi hanno chiamato Bragg, cioè questo procuratore di Manhattan che ha fatto questa enormità, questa mostruosità legale o mostruosità illegale, hanno chiamato a testimoniare e a depositare tutte le sue comunicazioni avute con la Casa Bianca, cioè insomma implicano pesantemente che questo gli è stato ordinato dalla Casa Bianca, perché questo procuratore Bragg, che adesso ha fatto questo indictment, questa incriminazione, nel passato aveva rifiutato di farla. In più, giudici precedenti che avevano analizzato il caso, anche giudici ferocemente anti-Trump, avevano detto che qui non si poteva fare niente perché non esisteva il caso. Però evidentemente siamo arrivati a un punto cruciale in cui Trump aveva sbaragliato tutti i suoi avversari, soprattutto gli avversari interni come De Santimonius o De Santis, il governatore. Senti, ma De Santis è parte di questa congiura contro Trump? Perché è un po' ambiguo sempre il personaggio. Appunto, sì, è parte assolutamente. Cioè, prima cosa, non c'è nessun motivo, non c'è mai stato nessun motivo per cui De Santis, creato come governatore, cioè portato come governatore, sostenuto come governatore della Florida da Trump, non avrebbe mai potuto arrivare a quella poltrona senza l'endorsement, senza il sostegno e la spinta di Trump. Non c'è nessun motivo per cui questo ora si mette a fare l'avversario di Trump, cioè il Trump senza Trump. I suoi sostenitori finanziari sono quelli del Deep State, sono i grandi colossi finanziari. Il suo padrino evidente è Jeb Bush, cioè uno dei fratelli Bush, che è stato governatore della Florida anche lui. De Santis doveva diventare governatore della Florida proprio per combattere contro questa banda dei Bush, che è un tutt'uno con la banda Biden o con la banda Clinton. Invece, dopo un po' si è venduta. E quindi hanno fatto una campagna che apparentemente molto raffinata, ma in cui i votanti repubblicani non ci sono cascati, in cui lui faceva tutto quello che faceva Trump senza essere Trump, quindi poteva essere eletto, ma attualmente poi ha fatto un comunicato dicendo che lui non avrebbe mai permesso l'arresto di Trump in Florida. In realtà, se c'è un arresto, perlomeno una cosa plateale in cui Trump verrà preso e dovrà firmare una cosa, Trump si presenta. Trump non è che sfuggirà al cosiddetto arresto, già l'ha detto, non è che fa il fuggitivo sotto la protezione di De Santis. Quindi questa uscita di De Santis, che lui non permetterà l'arresto come governatore della Florida, è ridicola e serve semplicemente a mantenere una certa faccia. Però quello che era successo ultimamente, cioè l'immediata preistoria di questo indictment, di questa azione del procuratore di Manhattan, è che
Trump aveva raggiunto nel Partito Repubblicano una distanza di 30 punti, mi sembra 64 a 34 con De Santis. Quindi l'idea di creare un falso Trump che poteva essere manipolato era caduta. Non rimaneva niente in mano e la gente diventava sempre più sostenitrice di Trump, nonostante tutto. E poi considera, Francesco, che la montatura del 6 gennaio 2021, non so se ti ricordi, noi ne parlammo proprio a quei tempi, è cascata. Cioè, ti ricordi bene lo sciamano, ti ricordi lo sciamano, quel ragazzo con le corna che era stato arrestato come capo della insurrezione al congresso, è stato liberato pochi giorni fa, cioè pochi giorni prima, perché sono stati finalmente pubblicati i video di quello che era successo al congresso quel giorno e si vede chiaramente che lo sciamano era stato indirizzato da due poliziotti che l'avevano portato in giro a visitare il congresso, era entrato con la porta aperta dai poliziotti del congresso e addirittura aveva fatto un discorsetto a tutti gli altri, soprattutto da quello che ho visto io, quelli di Antifa che si erano mascherati da trampiani e sfasciavano le cose. Dice, no, non dovete rispettare i poliziotti, dobbiamo agire pacificamente, adesso andiamo via. Quindi costretti a far cadere tutta la farsa tragica, perché tante persone sono in galera per questo motivo, trattati proprio da bestie. Questo era cascato. In più, considera la situazione internazionale, considera che gli Stati Uniti non si sono trovati in una situazione di crisi come questa, probabilmente, non lo so, non vedo grandi precedenti, in cui si è formato un contraltare, si è formato un gruppo attorno a Putin in Russia, Xi Jinping, che stanno creando o già hanno cominciato a creare un sistema economico, finanziario, politico, anche culturale, completamente staccato da questa ideologia e questa finanza anglo-americana, dal grande reset di Schwab. E tu hai visto che adesso gran parte dell'Africa si sta mettendo a correre e sta andando verso Putin, e la stessa cosa stiamo vedendo in Asia. Quindi un momento di grande crisi, con la crisi economica e finanziaria negli Stati Uniti al massimo livello. Tu hai visto quello che è successo con la Silicon Valley Bank, la banca di Silicon Valley, cioè la banca delle ditte della tecnologia dell'informazione, dell'intelligenza artificiale, adesso glorificata a grande culto pagano. Il crollo della Silicon Valley Bank e poi il crollo di altre banche, come la Signature Bank a New York, e in Europa, sicuramente ve ne siete accorti, quello che è successo al Credit Suisse, e quello che starebbe succedendo in questo momento, in tempo reale, alla Deutsche Bank, il grande colosso della Deutsche Bank. Quindi il cosiddetto Occidente è in una crisi bancaria che è cominciata da questa banca di Silicon Valley in California e poi sembra dimenticata. In realtà adesso sta riscoppiando, cioè sta continuando a un livello ancora superiore. Quindi in un mondo che si allontana sempre più da questo modello finanziario, usuraio con ideologia pagano luciferoide data dal gran maestro di Davos, Klaus Schwab, in un mondo di questo genere, chi ancora è in mano a questa gente è il mondo anglo-americano. E negli Stati Uniti c'è una ribellione sorda dal 2016 aperta, che vede in Trump quello che rappresenta la volontà, proprio la spinta che viene dalla gran parte della popolazione, che non ne può più di fare guerra all'esterno, miseria e fascismo all'interno. E quindi Trump deve essere fermato. Trump deve essere fermato in qualsiasi modo. Il suo sostegno sta crescendo a vista d'occhio attualmente.
Te l'ho detto, molti che si dichiaravano anti-Trump o in concorrenza, eccetera, hanno capito l'aria che tira e adesso vanno al grande sostegno di Trump. Quindi adesso bisogna vedere cosa succederà da adesso a martedì, perché fino a martedì i capi di accusa, per un motivo incredibile, cioè veramente, veramente da pazzi, non sono stati rivelati in pubblico, cioè lui è stato incriminato, ma i capi di accusa, 34 capi di accusa, non sono stati rivelati. Si sa in generale che questo ha a che vedere con la questione dell'attrice porno Stormy Daniels, che aveva ricevuto dall'avvocato di Trump, Cohen, aveva ricevuto 130 mila dollari nel 2016. Questo enorme crimine, tra l'altro Trump smentisce di aver avuto una relazione con Stormy Daniels e non c'è nessuna prova. Comunque Stormy Daniels avrebbe fatto il ricatto: se tu non mi dai i soldi, io andrò in giro dicendo che tu hai avuto una relazione con me nel 2006. I fatti risalgono al 2006. Quindi l'avvocato di Trump, questo Cohen, aveva pagato, ma non ci sta neanche nessuna prova realmente che Trump gli ha dato i soldi a Cohen per questa cosa. Comunque, Cohen è stato ricattato dall'FBI, quindi l'avvocato di Trump è diventato il testimone cruciale, praticamente l'unico testimone, contro Trump, perché Trump deve essere fermato a tutti i costi. Tutti gli esperti legali dicono che non c'è nessuna base per un processo criminale, per un crimine in questo caso, però non hanno altro e quindi stanno facendo una cosa del genere, perché altrimenti gli Stati Uniti sarebbero persi per l'oligarchia, cioè gli Stati Uniti si metterebbero con Trump sulla stessa lunghezza d'onda di Putin, per esempio. Non nel senso che faranno una grande alleanza, ma nel senso di scappare da questo mondo oligarchico di guerre continue e di distruzione economica attraverso questo cancro finanziario. Questo sono sulla stessa lunghezza d'onda. E tu sai che Trump ha fatto recentemente quella dichiarazione dicendo: Putin non è il nostro nemico principale è un nemico interno e sono quelli che ci governano. Cioè una dichiarazione molto molto dura, no? Con tutto l'antirussismo americano da tanto tempo, eccetera. Adesso quelli che sono con Trump sono su questa linea. Il nemico nostro non è Putin o la Russia, il nemico nostro sono i nostri governanti. Quindi tu capisci che cos'è in gioco in questo momento. Senti Umberto, noi sappiamo come funziona il sistema di potere dei globalisti, cioè loro in genere fanno finta di apprezzare la libertà, la dialettica, il libero consenso, poi però quando non riescono a vincere con le regole del gioco che in teoria fanno finta di difendere, azionano sempre la solita tenaglia che abbiamo visto in opera già nel 92-93 in Italia, vale a dire l'informazione imboccata dai servizi segreti mostrifica il politico che deve essere eliminato, la magistratura si attiva, il cortocircuito tra attacco mediatico e accanimento giudiziario distrugge e disintegra quell'uomo che non ha accettato evidentemente di obbedire agli ordini di quegli stessi che poi azionano i cosiddetti poteri neutri. Allora, questo gioco è oramai scoperto un po' da tutte le parti del mondo, adesso tocca a Trump, però forse è arrivato il momento di cercare di superare in maniera diretta questo tipo di problema, cioè non si può più fare finta che di avere a che fare con uomini, con persone che difendono e rappresentano le istituzioni, quando in realtà le sporcano e le inquinano utilizzando i poteri a beneficio di tutti, posti a garanzia delle regole di tutti per fare azioni politiche sporche. Ecco, questa consapevolezza in America c'è, cioè i repubblicani sono pronti a fare qualsiasi cosa pur di impedire che si consumi questo tipo di golpe e di violenza mascherato da azione giudiziaria. Cioè è più probabile che alla fine si arrendano o che scoppi una vera e propria guerra civile. Ma che si arrendono, non
No, specialmente adesso, cioè tu avrai visto che, almeno qui si è visto che il congresso, la Camera del Congresso, si è messa completamente in posizione di attacco contro questa manovra e dicendo che questo sì, infatti è come un golpe contro la Costituzione, non ha nessuna base legale. Addirittura il Washington Post ha dovuto scrivere un editoriale in cui diceva: beh, ragazzi, va bene, però rendiamoci conto come la gente vede questa cosa. Qui abbiamo Manhattan, il procuratore distrettuale di Manhattan è dove stanno le grandi banche americane, cioè la parte sud dell'isola di Manhattan, New York City, completamente controllato dai democratici, in cui il futuro, il presente dei vari politici, dei vari funzionari, degli accalappiacani locali, eccetera, dipende dal fatto che il Partito Democratico continua ad avere questo potere e quindi i giudici che sono eletti, e questo giudice Bragg, quello che ha fatto questa mostruosità illegale, ha ricevuto, come dice, ha assorbito soldi da un fondo di Soros. Quindi adesso la posizione ufficiale del Partito Repubblicano, perlomeno la Camera, che è controllata dai repubblicani, e il McCarthy, il presidente della Camera, è: questo giudice pagato da Soros sta distruggendo la Costituzione. Adesso basta. E hanno chiamato questo giudice, cioè hanno chiamato, gli hanno fatto un mandato praticamente di comparizione, in cui il giudice dovrà, questo procuratore Bragg, dovrà presentare tutte le sue comunicazioni con la Casa Bianca. E cioè significa che questi signori del Congresso, questi repubblicani non venduti al Deep State, hanno già le prove che l'ordine è partito dalla Casa Bianca. Disperata, dopo che ha fallito tutto, compreso la sua ideologia pagano woke, con la situazione in Ucraina che è precipitata e non lo possono più nascondere, con la situazione economica esplosa, allora danno l'ordine: fate qualcosa, fermatelo, fermatelo anche solo per 10 minuti, ma fermatelo. Quindi c'è una reazione. Tu mi chiedi: c'è una reazione? Sì, bisogna tener conto di una cosa: qui Cioè, la tu sei certo che popolazione. viene da Biden l'ordine di incriminare Trump? Ma certo no, perché io non ci stavo, non ho le impronte digitali. Ti dico che la richiesta fatta dal Congresso americano, dalla Camera del Congresso, è che questo giudice, sotto pena di legge, deve fornire tutte le comunicazioni che lui ha avuto con la Casa Bianca. Quindi da qui si evince, gli esperti o anche non esperti evincono, che questi hanno qualcosa, sanno già che c'è stato un contatto. E d'altra parte è Quindi ovvio che diciamo, c'è è stato un certo contatto. che ha Io avuto dei contatti con la Casa Bianca di Biden, questo giudice. Questo è certo. è certo, non ci sono prove, ma non è che ci sta le impronte digitali. Però Le la impronte Camera, digitali i sono di repubblicani hanno chiesto a questo signore di spiegare che rapporti ha. fornire le prove, cioè lui non può dire no, non le fornisco, perché la Camera ha potere di subpoena, tu sei un avvocato, lo sai, no? Di costringere sotto pena di legge, nel senso se non lo fai tu vai in galera o hai delle conseguenze legali, no? Di dare tutte le sue comunicazioni con la Casa Bianca. Che succederà? Ci sarà un back and forth, ci sarà sì, ma vediamo, eccetera, però il focus è lì, è su questa contatto con la Casa Bianca. Ma d'altra parte, questo giudice è un giudice che ha attinto a un fondo di $1 milione, perché questo giudice è stato eletto, i giudici vengono eletti, questo giudice è stato eletto con i soldi di Soros. Questo è diventato il mantra, lo slogan adesso di tutti i repubblicani, meno forse McConnell, presidente del Senato, individuo riprovevole e disgustoso, che Trump ha attaccato continuamente, con il sostegno dei suoi sostenitori. A questo punto, la cosa importante da capire, Francesco, è che specialmente dal
gennaio, dal 6 gennaio 2021, quando tutti i sostenitori di Trump sono stati accusati di essere dei criminali insurrezionisti contro la Costituzione e terrorizzati. Cioè, c'è stata una manovra grandiosa per terrorizzare, intimidire, far sentire sempre a disagio o impauriti tutti questi sostenitori che avevano organizzato il 6 gennaio, a parte quello che è successo al congresso, che è stato organizzato dai provocatori di Antifa e adesso è venuto fuori dall'FBI, ma c'era stata la dimostrazione politica più grande nella storia degli Stati Uniti in sostegno di Trump. E in sostegno della verifica dei risultati elettorali, che tutti pensavano erano una truffa, c'era stata la più grande truffa elettorale. Questo adesso sta ritornando ancora in ballo, ma c'è stato un periodo in cui chiunque dicesse: ma io sono un po' sospettoso di questi risultati. Ah, insurrezionista! E ricordate che qui è stata messa in atto la strategia, la tattica che è stata messa in atto è quella della guerra della quinta generazione, e cioè tu sai, questa è praticamente la dottrina militare del momento, che dice che tu in guerra non è che usi armi cinetiche, cioè non è che tiri, spari una pallottola o anche una pietra e niente, nessuno. Il campo di battaglia è la mente umana, è la mente delle persone. E lì si svolge, tu non hai bisogno di nessuna violenza fisica se puoi usare questo tipo di violenza e intimidazione. E questo è quello che è in corso adesso, per cui quando diciamo alle varie agenzie quella è corrotta, sì, tutti corrotti, ma non puoi andare a vedere persone, come in Italia se tu dici voglio spremere il sangue da una rapa, voglio spremere la verità dal ministro Speranza, non la puoi spremere, perché lui è semplicemente un fantoccio. Chi ha deciso il gioco del Covid è stata questa struttura della guerra della quinta generazione, per cui, e gli altri sono pedine che semplicemente eseguono degli ordini, probabilmente, non lo so, ma probabilmente sotto ricatto, sotto pressione, sotto promessa di grandi cose, o perché una volta che hanno cominciato non si possono più tirare indietro. E questa è l'atmosfera ancora più pesante di quella che abbiamo avuto in Italia. L'atmosfera in cui è vissuta la popolazione americana e i sostenitori di Trump, che sono la maggioranza dei votanti americani, questo è il fatto. Quindi adesso, siccome i nodi stanno venendo al pettine, cioè c'è una guerra internazionale, c'è un cambiamento di sistema economico e finanziario internazionale discusso in questo momento, una cosa alternativa al dollaro, alternativa alle banche della City di Londra e di Wall Street. Poiché c'è tutto questo, e poiché una vittoria di Trump o l'emergere di Trump di nuovo, come sta succedendo, nonostante tutto quello che hanno fatto, rappresenta l'America che si mette sulla lunghezza d'onda di questo nuovo mondo, di questo nuovo sistema mondiale che non si basa su guerre infinite e miseria e fascismo all'interno e guerra infinita all'esterno. Allora deve essere fermato. Non sono riusciti a fermarlo in nessun modo e adesso fanno partire questa incriminazione. Dove andrà? Io non sono affatto sicuro che questa potrà addirittura arrivare persino a un verdetto, perché potrebbe essere bloccata prima. Però questi sono come dice, col fiato alla gola, non hanno spazio per fare niente se non per guadagnare i minuti prima che succeda qualcosa. Io adesso vedo che questa cappa di oppressione e di intimidazione non è più quella di prima. La gente non ha più, l'ho visto addirittura nei telegiornali, la gente non ha paura di mettersi il cappello MAGA, Make America Great Again, fai l'America grande di nuovo, che era lo slogan di Trump, e che se tu l'avessi portato nel 2020 venivi attaccato per la strada e nessun giudice avrebbe fatto niente per te, la polizia aveva paura di intervenire. Adesso la gente dice: adesso basta, io il cappello me lo metto, sono con Trump, prima non ero così sicuro, ma adesso lo sono. Quindi, come ha detto Musk, per dirne una,
Se Trump verrà arrestato, allora lui significa che ha già vinto le elezioni. Bene, grazie Umberto. Naturalmente dalla settimana prossima tornerai da noi per darci qualsiasi tipo di aggiornamento su questa vicenda che sicuramente non finisce qui. Benissimo, e metti la foto del buon sciamano che adesso è sciamato via. Ecco, va bene, lo metteremo e poi siamo contenti che l'abbiano liberato il povero sciamano. Grazie ancora Umberto Pascal. Ciao a tutti. Grazie amici di Visione TV per aver seguito questo nostro approfondimento. Grazie ancora a tutti quelli che vorranno sostenere il nostro progetto donando i numeri che la regia ha appena mandato sopra impressione tramite bonifico, tramite PayPal oppure abbonandovi sul nostro sito www.visionetv.it. Grazie ancora, una buona serata.